Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Arthur per Cuadrado, può avviare la sua sfida. Trovato Vlahovic che fa proseguire Dybala, gran sterzata, palo gol. L'uomo più atteso risponde subito presente, Vlahovic per Dybala, 1-0 Juventus. È stata una grande azione costruita sulla destra, l'unico che si è permesso di fare due tocchi è stato Dybala per appoggiarsi questa palla sul mancino che è il suo piede naturale. Però la bellezza di questa azione, gli inserimenti dei centrocampisti e Dybala che calcia forte strozzando la palla sul primo palo. Paolo credo che è arrivato, era un bambino dal Palermo e piano piano è cresciuto, è diventato un grande giocatore, quindi ci sta in questi 7 anni, ma nel primo ci sono stati altri, ma con lui con altri, e quindi non c'è assolutamente nessun problema, ecco, poi soprattutto le cose nascono e muoiono lì. Largo, qui troviamo De Sciglio a puntare Ruggeri, a trasmettere in mezzo per Vlahovic che torna al gol. Dusan Vlahovic, dopo due partite a secco, dice basta così, muovo di nuovo il mio tabellino. 2-0 Juventus. Finisce qui, la Juventus dimentica l'eliminazione in Champions League, si tuffa in campionato e arriva addosso all'Inter, attesa all'Allianz Stadium dopo la sosta. Come ho detto l'altro giorno, dovevamo solo chiedere scusa e lavorare. Oggi ancora non abbiamo fatto la nostra migliore partita, ma comunque abbiamo vinto, che era quello importante. Abbiamo pagato un po' la stanchezza mentale per la sconfitta di mercoledì, anche secondo me stanchezza fisica, perché siamo contati, tanti infortuni, il Covid, Locatelli, quindi secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Adesso cerchiamo di recuperare elementi perché ci servirà per i prossimi 40 giorni. Eccoci cari amici, Juventus una signora per due. Beh, devo dire che oggi abbiamo il morale un pochino più alto per quello che è accaduto. Abbiamo deciso di fare un'altra cosa, Ezio, anche se questo microfono ci impalla, come si dice, se tu ti sposti, faccio che spostarlo un po', esatto, per farvi vedere i nostri volti, no? Visto che non lo facciamo mai, stavolta ci è stato chiesto e lo facciamo. Eccoci qua, siamo perfettamente in linea, vieni un po' più in qua, eccoci qua. Come stai? Come sto? Dopo lo spettacolo odierno, sì? Assolutamente non rinfrancato, non dimentico di quello che è accaduto mercoledì sera, perché a differenza di altri, io non dimentico, posso perdonare, ma la memoria resta intatta. Mamma mia, che parolone. Con noi c'è anche Marco Caneschi, che la domanda è, ve lo facciamo vedere, ma lo potete anche sentire, eccolo qui, Marco. Ciao a tutti, buona serata. Prego Marco. Pericolosa, grazie veramente. Senti, hai imparato tua figlia a conoscere la Juventus? Perché lui ai tempi di Top Planet, molti, molti anni fa, venne a presentare questo libro, La Juventus spiegata a mia figlia, giusto? Giustissimo, ora non esageriamo su molti anni, è vero che il tempo passa in maniera indegna, però era qualche anno fa. Ci conoscemmo proprio in quella circostanza. Ebbi piacere di conoscere, oltre che un autore estremamente bravo, una persona molto simpatica con la quale è stato gradevole e mi fa tuttora piacere mantenere un contatto, seppur a distanza, ma prima o dopo, in qualche modo, chissà. Allora, Ezio, partiamo, abbiamo visto... Naturalmente, giusto, anche perché abbiamo detto autore, ma autore di che? Caspita. Autore di libri, non solo di carattere e a sfondo bianco-nero, anche rivolti ad altre tematiche, ricordiamo Largo a Linari e dintorni, ricordiamo 33 giri a vuoto. Vi invitiamo a scoprire Marco Caneschi sotto profilo letterario. Assolutamente. Oggi profilo calcistico, però è quello che ci interessa. Abbiamo sentito questo piccolo reprise, come sempre, ve lo ricordo. Le voci sono tratte da DAZN, sia Danilo che Massimiliano Allegri. Tra le altre cose, uno dei temi più importanti è naturalmente il rinnovo di Paolo Di Bona. Ma perché abbiamo di nuovo Massimiliano Allegri? Sì.
ma non è credibile, cioè cosa spendiamo, cosa spendiamo minuti preziosi di programma. Parliamo della partita, Ezio, cosa hai visto? Io devo dire che forse non so se Marco è d'accordo, spero che Massimiliano si sia reso, cioè, conto che la coppia Dybala Vlahovic funziona, Ezio. È come la coppia Maletto Tadorni, sostanzialmente. Modesti a parte. Prima di dare la parola a Marco, Marco, io oggi ho visto uno stadio stranamente festante quando avrebbe dovuto essere listato a lutto. Invece no, tutto normale, all'insegna di questo provincialismo che è nel DNA del tifoso medio juventino, aggravato dall'ossessione di riuscire, la stessa ossessione che hanno i tifosi delle altre squadre nei nostri confronti, adesso c'è questa ossessione interista per cui possono accadere tutte le tragedie continentali possibili e immaginabili, ma l'importante è aver avvicinato l'Inter in classifica. Marco, allora, Juventus... Sono pienamente d'accordo. A parziale scusante, guarda, posso soltanto dirti che chi arriva a Torino allo stadio, ora a parte voi che siete di Torino, quindi i torinesi o comunque i piemontesi da zone limitrofe, qualcuno però si percorre anche qualche bel centinaio di chilometri, come quando faccio io a Torino. Perché sai, quando sei lì un attimino, come dire, la novità, l'essere nello stadio della tua squadra del cuore. Detto questo, però, basta, sì, effettivamente noi non possiamo essere una squadra, direi anche una società, che si accontenta, come dire, di fare il partitone mentre nel resto della stagione, insomma, balbettiamo. Io non sono ovviamente tra quelli che festeggerà il quarto posto, questo te lo posso garantire. Però Ezio, vedendo quello che accade, è fortunato Allegri, comunque bisogna dire che, come dicevi, Kulovic gioca abbastanza a suo favore. Sì, è una fortuna però di basso livello, nel senso che l'aiuto sesquipedale che Eupalla gli fornisce nella Banana League lo paga costantemente, pesantemente, appena esce fuori dal condominio nazionale. Eccolo lì come si vede, si vede bene. Tant'è che incorriamo purtroppo in profanazioni del tempio, che, come avevo abbondantemente previsto non più tardi di 2 giorni fa, non lasciano minimamente traccia. Ora parliamo di quello che abbiamo visto, giusto anche per esercitare un po' di cronaca, no? Sì, assolutamente. Allora, un primo tempo ovviamente giocato sulla pelle di una modestissima salernitana, si è capito abbondantemente perché occupa la posizione che la classifica le assegna. Una formazione iniziale che, come avevo previsto, non ha contemplato l'esordio dal primo minuto in Serie A di Miretti, ma la scelta, peraltro non geniale, perché era già stata espletata anche da Andrea Pirlo durante la scorsa stagione, quella di porre Danilo come centrale, come uno dei due centrali della terra di mezzo. La classica soluzione volta a non rischiare, volta alla preoccupazione del primo non prenderle e poi speriamo che qualcosa accada. Qualcosa è accaduto anche per la presenza in campo di Paulino Dybala. Un primo tempo all'insegna di 5 nitide occasioni da gol, si sarebbe potuto concludere la frazione in modo assolutamente più copioso. Una seconda frazione, io non so che cosa accada nell'intervallo, cosa gli diano da bere. No, tu dici più calma, più naturalmente a tutta calma, a tutto rintanarsi nella propria metà campo. È vero che non si sono corsi particolari rischi, se non su una girata, credo, di Bonazzoli, però un secondo tempo in cui si è visto assolutamente nulla e dove ancora una volta sono state sbagliate le sostituzioni.
Marco, questa è come sempre l'analisi molto cruda, perché questa è cruda, anche se abbia vinto 2-0. Credo che sia oggettiva. Sì, assolutamente, no? Assolutamente. Di Ezio, hai visto la stessa cosa oppure la interpreti in modo diverso? No, io ho visto la stessa cosa, penso che sia una partita abbastanza ingiudicabile oggi per la pochezza davvero dell'avversario. Ragazzi, 16 punti in classifica in Serie A sono veramente pochi, per quanto la Salernitana abbia due partite in meno, però cioè, quanto vuoi che a parità di partite giocate ne possa avere 19, 20, cioè sono largo. Quindi, insomma, la pochezza dell'avversario è nei numeri, perché i numeri tradizionalmente non mentono. È una partita di difficile anche inquadramento calcistico, di difficile giudizio, se non per un aspetto effettivamente preoccupante. Qui, ragazzi, cosa danno da bere? Ha ragione lui. Ai miei tempi davano il bromuro quando facevamo quel famoso anno obbligatorio di Maia. Cioè, ecco, per motivi diciamo diversi da quello calcistico. Però, insomma. E si sta ponendo un problema serio che non è giustificato dalle assenze. Beh, questo va detto in maniera chiara. Una partita contro lo Spezia, il secondo tempo contro lo Spezia, ragazzi, ma ce lo ricordiamo o no? Il secondo tempo di oggi, ce lo ricordiamo o no? Io aggiungo anche il secondo tempo di mercoledì sera, il primo tempo contro il Sassuolo in Coppa Italia. Di esempi, ragazzi, ne abbiamo veramente tanti che a questo punto tu qualche dici, indizio ma guarda, io credo noi questi esempi li rendiamo ovviamente fulgidi, però i vostri ascoltatori, lo so, li ascolto, dico, li rendiamo molto eclatanti, però riguardano in generale tutto il modestissimo paracalcio italiano, perché guarda i giocatori italiani che vanno in Premier, dopo circa un'ora sono per terra in preda ai crampi, non ce la fanno più, chiedono la sostituzione, perché il nostro torneo definito negli anni storicamente strategico e soprattutto tattico non è minimamente formativo quanto alla intensità, quanto alla corsa, quanto all'aggressività da profondere in partita. Ora, queste cose accadono in altri campionati, accade soprattutto in Champions League, che è uno sport a parte rispetto a quello che noi siamo abituati a veder praticare. Se tu metti due video a confronto di una partita del campionato italiano, soprattutto della Juventus, e una in cui si gioca una partita vera di Champions League, ecco, quella della Banana League sembra vista alla moviola, come la chiamavano una volta. Lancio lungo, dribbling di Causio, passaggio a Tardelli, il tiro e il gol! Juventus, una signora per due. Ah, sì, effettivamente la qualità, la velocità è diversa. Io però non sono totalmente scontento di questa Juventus, al di là delle tue analisi, perché hanno dimostrato di saper reagire. Indicative sono state le scuse di Danilo, che ha detto adesso dovevamo farlo assolutamente. Chiaro, abbiamo soltanto più il campionato e il quarto posto. Almeno, ripeto, con l'elemento fortuna che ci contraddistingue, anche se tu l'hai definita una fortuna di bassa lega, no? Giustamente. È una fortuna di bassa lega, perché quando l'asticella si alza, evidentemente non meriti che ella venga a trovarti. Io non lo so se Marco sia un C-Max o un O-Max, io li ho classificati così, no? Sono quelli, non c'è bisogno di spiegarlo, no? Chi è contro e chi è a favore. Cioè, soffri di cricectomia? Non lo so, Marco. No, non soffro. Allora, io ho sempre un approccio nei confronti delle cose, direi anche delle persone, piuttosto laico, no? Per cui non sono di quelli che però analizzo, guardo, cerco di dare delle letture sulla base di dati oggettivi, quello sì. Ora, secondo me il ritorno di Allegri diciamo che potrebbe essere ridotto ai minimi termini con una battuta, il peggiore nel momento peggiore. Io su questo mi sembra di poterlo dire, ribadisco, sulla base di un riscontro direi oggettivo. Quest'anno è veramente agonizzante. E, tra l'altro, mi viene da pensare il fatto che, cioè, la più lunga serie positiva di questo campionato è quella di una squadra
oggettivamente mediocre come la nostra, e questo è davvero è lo specchio da, inequivocabile della allargando il campo mediocrità.